Rivitalizzato dalla vittoria con il Gualdo dopo 3 sconfitte consecutive dopo aver già cambiato un allenatore, il Foligno di Battistini cerca la prima vittoria in trasferta sul campo di una Pianese che non va in gol da 180 minuti e che dopo una partenza esaltante ha rallentato la sua corsa. Tornare a vincere è l'unica cura possibile per Pianese e Foligno. Pericoloso con le mani verso Pinna, molto pericoloso, c'è Cavitolo dentro per il gol di Di Paola, il gol di Di Paola. E qui l'errore grande di Ciurli che ha appoggiato per Pinna, che è stato subito braccato dagli attaccanti del Foligno, ha rubato palla a Cavitolo, assist facile per Di Paola, Foligno 1 Pianese 0. Calzola, controllo in due tempi, poi questo sinistro, una svirgolata, prova a recuperare Ancione di testa verso Mammetti, alla meglio su Fogacci, ora Rinaldini cerca spazio per il destro, rasoterra di Rinaldini, la blocca la palla in due tempi Farroni, buona la botta, la rasoiata di Damiano Rinaldini, attentissimo Alessandro Farroni. Recupera Fogacci, attenzione ora alla ripartenza del Foligno, affidata a questo lancio di Checchi per Di Paola. Poi va vuoto Pinna, Di Paola ancora tu per tu con Ciurli, è il 2-0. Scavalcato Pinna e Francesco Di Paola firma la sua doppietta personale e non nasconde tutta la sua gioia. Foligno 2 Pianese 0, sembra rivedere la partita con la Sangiovannese, blackout della Pianese. Ancora scambia con Rinaldini, l'anticipo di Fogacci, Zagaglioni mette dentro per Golfo, la domestica, punta Calzola, prova a cercare un varco, il destro di Golfo! E il 2-1, Ciccio Golfo ritorna e riporta in partita la Pianese con un bel gol e con una bella azione personale. C'è Mammetti, c'è Golfo, marcato da Arboleda, ancora da Dario, prova il traversone per la testa di Mammetti, il colpo di testa e il palo! Era rimasto pietrificato Farroni, il palo colpito da Mammetti sull'assist, sul traversone, Pianese vicino al gol del pareggio. Pallone corto per Checchi, lo scambia ancora con Cavitolo, dall'altra parte attenzione a Giambi, prova la conclusione Di Paola, è il 3-1, però c'è il fuorigioco di Di Paola sulla conclusione di Giambi, Di Paola ha toccato, era in offside e c'è il gol annullato al Foligno. Non riesce a controllare, recupera il Foligno, Rinaldini, fallo di Rinaldini, abbastanza, no Rinaldini, sei già ammonito Rinaldini, non si fanno questi gesti di stizza quando sei già stato ammonito, doppio giallo in 10 uomini la Pianese, le proteste di Rinaldini per un fallo che solo lui non c'era, Di Paola. Trova il varco per Cavitolo, in posizione regolare, a tu per tu con Ciurli, vai Cavitolo, dentro per Checqui, 3-1. Ha segnato Cristian Checqui, l'albanese ex Scandicci, per il 3-1 dello Scandicci e con una Pianese per 3-1 del Foligno e con una Pianese in 10 uomini. Possiamo dire che anche questa domenica il game over è vicino. Perde palla la Pianese, va con Ubaldi, fallo di De Pasquale su Ubaldi che si becca il cartellino rosso anche lui. Adesso è esagerato questo. Questa è un'espulsione esagerata dell'arbitro ai danni di Mattia De Pasquale. Ancione, Golfo. Buono il pallone per Gagliardi. Mammetti in area di rigore, Mammetti il destro! E il gol del 3-2, Giacomo Mammetti apre una flebile speranza per la Pianese, accorcia le distanze, 9 uomini la Pianese, Giacomo Mammetti ha ritrovato il gol e tiene a galla la Pianese, adesso seppur in 9 uomini aspettatevi circa 10 minuti di inferno al comunale di Piancastagnaio. Poi c'è Daddario, non ci arriva di testa, riprende Ubaldi, attenzione a Di Paola, pallone per Cavitolo, Di Paola è ben appostato, eccolo il traversone per Francesco Di Paola, la testa di Zagaglioni, Di Paola controlla, la mette dentro Ubaldi di petto Ubaldi per il 4-1, ha segnato Luca Ubaldi per il 4-2, pardon, del Foligno che rimette le cose a posto nei minuti finali, al 42esimo. Un punto nelle ultime 3 partite, seconda sconfitta consecutiva per la Pianese in casa. Dopo quella di San Giovanni, ancora una sconfitta roboante in casa Pianese. È il momento delle riflessioni per un periodo un po' difficile dopo gli ultimi risultati. Una Pianese in inferiorità numerica termina in 9 uomini, ma oggi perde soprattutto per gli errori
che sono arrivati in 24 minuti, che hanno spianato la strada a Di Paola, errori difensivi che hanno regalato poi alla fine nel conteggio delle azioni e nel bilancio della gara, hanno regalato i tre punti al Foligno.